In questo video vi illustro come effettuare la calibrazione di un microscanner LVS9510. Abbiamo la card di calibrazione e l'andiamo a posizionare sopra la camera. Vi ricordo sempre che la camera deve essere sempre coperta in modo tale che non perda il fuoco. Ora posizioniamo la card, dobbiamo andare a leggere il codice N13 Master Grade, lo posizioniamo qui e adesso vedremo poi la posizione corretta tramite il software. Tramite il software andiamo su calibratura. Allora, vedete questa linea blu? Deve tagliare il codice, come vedete, poi dopo lo abbasso, diciamo tra la A e la S. Schermo. Adesso potete notare qui che è la data dell'ultima calibrazione. Poi premo calibrare. Adesso è stata aggiornata la data. Sì, adesso effettuerò una nuova analisi. Quando farò il report, mi comparirà la data dell'ultima calibrazione. Ricordo che va fatta una volta al mese. Poi ovviamente si può fare anche più spesso in base anche all'utilizzo del verificatore, però è fondamentale per la certificazione una volta al mese e scade la calibrazione e va rifatta. Per qualsiasi informazione riguardo ai verificatori potete sempre contattarci.